Terza giornata di Serie D, girone D, che mette in archivio ben 31 marcature, frutto di 5 successi interni, 4 esterni e un solo pareggio per giunta a reti bianche, dove si annullano a vicenda Atletic Carpi e Forlì. A correggere al forte Querceta passa al 23esimo con Nepegol, il bomber nerazzurro si ripete al minuto 30 con una volée sotto misura che non lascia scampo a Lugli. Dall'angolo a 3 della fine arriva il gol che dimezza le distanze per la correggese a cura di Lucatti, bravo a farsi trovare pronto per il tapin vincente. Il Seravezza ottiene 3 punti a domicilio liquidando la Bagnolese. Magistrali gol di Diana, quinto del primo tempo con una volea. Il raddoppio perviene per opera di Cavalli al 25esimo della ripresa con una traiettoria sporca e velenosa che beffa Corradi. Vittoria esterna per il Borgo San Donnino sul campo del Fanfulla. Caniparoli prima della mezz'ora sblocca con un diagonale preciso. Pareggio del Fanfulla con Austoni 7 minuti più tardi con un bolide sotto la traversa della porta difesa da Frattini. Lo stesso portiere sarà battuto proprio in chiusura di tempo da Orlando Sotera che attraversa tutta l'area di rigore per la deviazione finale vincente a cura di Magli per il 2-1 del Fanfulla. Nella ripresa una torretta di Fabiani ristabiliva la parità. Il gol partita arriva a 3 dalla fine col Salami che solo solito nell'area di rigore piazza la sfera sotto l'incrocio dei pali. Il Lentigione vince all'ingresso con un gol per tempo formato beffa di testa l'incerto Aurelli in uscita che viene travolto nuovamente all'86esimo da un bolide dalla distanza di Sanat. A Budrio va in scena in mezzo alla Rasciò che liquida il Ravenna con un sonoro 3-1, padrone di casa avanti con un piattone di Rossi già al primo minuto. Il Ravenna raddrizza la situazione con il colpo di testa di Calì. Nella ripresa in contropiede in mezzo all'area realizzava il nuovo sorpasso con Trigiani. Il tris finale, seppur in coabitazione con lo sfortunato Botti, portava il nome di Bernardi. A Neri Rimini liquida con un sonoro 4-0 la Tritium, apre le danze il centrocampista Tanasa al suo secondo gol di stagione dopo aver bucato la porta del Prato. Il raddoppio arriva sul calcio di rigore trasformato da Gabbianelli. Lo stesso attaccante si ripete con una magia da calcio piazzato nella ripresa per la sua personale doppietta. Il poker porta la firma del baby Pecci. Alla prima di Amelia sulla panchina del Prato i toscani ottengono 3 punti con il Vivizzano. Nicoli con un rasoterra preciso beffa Radano. Il raddoppio di Grillo bravo a scaricare in rete un pallone vacante in area di rigore. Il Ghivizzano dimezzava le distanze con Lauria al minuto 86.